Questa sera ho portato un amico, Pidu. Ah, me l'avevi preannunciata, ma infatti ho preso una bottiglia un po', almeno nel prezzo speciale, no, mi sembra anche nel sapore, insomma. Certo, ci voleva un po' di cacciagione, no? Vabbè. Insomma, è sconfortato e tormentato Pidu, questa storia delle primarie proprio, c'ho paura, insomma, che Renzi, cioè, capito, già... queste ossessioni, e lui gli stava un po' simpatico pure Vendola, che prova un pochettino a rassicurarmi, insomma. No, ma dai, stai tranquillo, Pidu, dai, che tanto vince Bersani, non ti preoccupare, la linea giusta trionfa. Vabbè, ma pure se vince Bersani, comincia ad avere, lo vedo, come dire, titubante ultimamente, ha perso quelle granitiche certezze che aveva, no. sì, cioè... Pidu, francamente, sarà un pochettino, insomma, non vede prospettive al lavoro perché sarebbe 400 euro, 600, però insomma, con una serie di scuse gli stanno a dare 400 euro. No. Cioè lui fino per 600 e gliene danno 400. Ma non ho capito bene, non si è spiegato bene. Comunque c'è una linea, c'ha 35 anni, c'ha una laurea, è quasi una laurea, insomma. Ho capito, Capito? Addirittura, ma... addirittura gli si stanno scalfendo delle certezze, ma poi tu sei un criminale, direi, perché è già Pidu è ridotto male. No, ma io ho paura che questo, dopo essere stato Pidino per tanto tempo, a un certo punto me sbrocca e me diventa da destra, capito? Cioè questa è la paura mia, capisci? Io non so più se fargli vedere le cose che insomma stiamo cercando di far vedere a più persone possibile, oppure a questo punto, vista anche la sua situazione personale, è giovane, sta incazzato nero, non c'ha prospettive, se questo niente si rende conto di quello che è successo, quello che già noi sappiamo, questo mi diventa di destra, mi va con Alba, ma non Alba questi del nuovo soggetto politico, capito? Con un'Alba tragica, capisci? C'è questo rischio, ma non è soltanto lui, guarda, è un pericolo veramente grosso questo qua. Si conviene infatti centellinargli, chiamiamola la verità, va, diciamo le cose. Ma a me le cose gliele ho fatte vedere. Lo so, ma tu insomma ho capito, ma è come uno che esce dal coma e che gli puoi dire tutte le cose tutte insieme. Scusami, no, tu gli dici una cosa alla volta, gli dici prima che ha fatto l'errore, guarda, gli fai che ha perso la casa, poi che ha perso il lavoro, che gli dici tutto quanto insieme, dai. Hai ragione, ma ho fatto l'errore di fargli vedere questo grafico, guarda, dai, scusa, ho fatto vedere questo errore, tu sei sempre io ho detto guarda, lo vedi la Germania come entra nell'euro, come fa una specie di blitzkrieg, proprio la guerra lampo, questa è una guerra, gli ho detto a Pidu. Questa è una guerra e la Germania ha fatto ha fatto in tutte le guerre, ha attaccato all'improvviso e ha cominciato a esportare alla grande, come? Approfittando del cambio fisso e facendo una deflazione salariale. E ho detto, sì, vabbè, ho detto, c'era Berlusconi, mi ha detto, no? Ha provato a salvarsi in cosa? C'era Diaz, c'era Berlusconi, ha fatto così, però nel 2003-2004, quando la Germania ha sferrato l'attacco, cioè ha fatto la deflazione salariale con le riforme ARS, lui mi ha detto c'era Berlusconi, ho detto, ho capito, c'era Berlusconi, ma c'era pure il Partito Democratico, ti hanno detto qualcosa? Capito? A sto punto proprio, e mo mi diventi di destra, no, perché lo comincia a incazzare, dai, su, capito? Poi non contento, ho fatto un altro errore ancora, gli ho fatto vedere pure quest'altro grafico, guarda, gli ho fatto vedere questo qua, mannaggia la miseria, mannaggia me. Tutti insieme poi nel 2007 ho detto, lo vedi qua, questi sono debiti che prima erano sui debiti del target 2, no? Cioè i debiti che stanno in capo alla BCE, ho detto prima erano pochi,
nella normalità perché le banche del nord facevano prestito alle banche del sud. Poi hanno smesso all'improvviso il sudden stop, caro Pirduno, e che hanno fatto? Invece di bloccare subito tutto il business, hanno continuato a finanziare i paesi del sud, ma mettendo in capo alla BCE i crediti e i debiti, e che significa che adesso li deve pagare lui, capito? Il mallevatore. Capito? E allora quando, cioè, ce n'è voluto per fargli entrare in testa. Però una volta che entra in testa è pure difficile farglielo uscire. Esatto. E a sto punto l'ho visto che proprio si straniva, cominciava a digrignare i denti. E poi ho fatto un altro errore, Claudio, mannaggia, questo non me la perdono proprio, lui a un certo punto si è attaccato e dice sì, però i costi della politica è quello, la corruzione, tutto questo non sarebbe successo perché si è inventato il moltiplicatore corruttivo, dice sì, la corruzione costa tot, però poi si moltiplica, ho fatto vabbè amico mio, gli ho fatto vedere. No, non mi dica che hai fatto quello lì con le montagnole. Questo dei costi della politica rispetto al verso ce lo chiede l'Europa. E lì l'ho visto proprio, capito? Cioè, e a questo punto io diglielei qualcosa, perché insomma. No, e che vuoi dire? Guarda, non so se vince Renzi, non lo so. No, infatti, ma lui ha partecipato alla prima. Così ha votato pure. Allora può votare in base allo statuto. Sì, sì, ma certo che può votare. Lui ha votato Vendola perché a un certo punto ha detto vabbè, lui non è vendoliano ovviamente, è il PD, no? Però ha detto vabbè, ha votato Vendola, non ho capito manco perché, potevi votare Bersani almeno, no? Andare a votare Vendola, questo per dirti che sta proprio... Sì, confuso. È confuso, no? Sì, certo. Ma scusa, ma tutti questi grafici li avete fatti vedere prima o dopo le votazioni? Prima, perciò andare a votare Vendola. Ho capito. Tutto e tre questi grafici. Sì, è venuto un pomeriggio a casa mia dopo il lavoro, stava stanca, affranto. L'avevano trattato male, gli avevano detto questo te ne vai, e se te ne vai manco te finiamo di pagare. L'hanno trattato proprio male. Ho capito. Gli hanno detto ce ne stanno un sacco che vogliono fare il lavoro dopo che stai a fare. Te teniamo quasi per carità di patria, capito? A 4-500. E quindi mo che ti ha detto che va a votare Renzi, che vuole fare? No, adesso c'è paura che adesso ha cominciato a capire, però lui si attacca al fatto che Bersani è buono e che quindi sì, alla fine sta a fa finta di fare da retta a Monti, ma che se vince lui e c'è i voti, alla fine si fa una politica per i lavoratori. Robusta per i lavoratori, ho capito. E che quindi Bersani sta a fare una manovra perché insomma in qualche modo non deve perdere i voti di destra, mentre invece Renzi ti sembra proprio a questo punto. Ho capito. Lo so, dovevi sbagliato tu, dovevi veramente centellinarli alle. Vabbè, digli qualcosa. Caro Pido, io ti capisco tantissimo, amore mio, sei tanto caruccio anche perché mi ricordi pure parenti, amici, insomma, io ti voglio bene, poi questi occhioni che c'ha, guarda, facciamoli vedere gli occhioni che c'ha, sì. Capito, ancora si stupisce davanti alle cose del mondo, non riesce a farsene una ragione. Però mi raccomando, poi non è che vieni deluso anche da Bersani e poi alle prossime politiche ti vai a votare poi Berlusconi. Ma che Berlusconi non ci sarà più la prossima politica? No, è che qua stanno pullulando movimenti di destra. Questo da un giorno all'altro torna, capito, cantando qualche marcetta, con la tessera strana, con l'uncinata. Cioè, qua tutto è possibile, insomma, vabbè. Che dobbiamo fare? Vabbè, cerchiamo di stargli vicino, portiamolo con noi, facciamolo lavorare al giornale, insomma, vediamo qualcosa. Sì, diamo lì da bere, rinunciamo a una parte dai, ci sacrifichiamo. Embriagate, che è meglio. Comunque, insomma, si cominciano a sentire dei discorsi veramente strani, pericolosi e preoccupanti, tipo oggi che è uno che insomma alla fine c'ha oltre 50 anni e non c'ha il lavoro, capito? Ha detto no, ma c'è questa guerra senza, non neanche ha usato il termine questa guerra strisciante con la Germania, questa guerra senza apparenti morti, mi ha detto, a questo punto ben venga la guerra vera. Speriamo che sia un po' distratto, vabbè, lo abbiamo fatto bene, ma questa è una guerra,
Questa è l'ennesima guerra per l'egemonia europea ed è il terzo tentativo in poco più di un secolo, ma in un secolo, della Germania, il terzo tentativo della Germania di egemonizzare l'Europa. E due di questi tre tentativi sono stati sostenuti dalla sinistra. Il primo con la Triplice Intesa, Crispi e Giolitti, il secondo ci si è messa la destra e il terzo tentativo adesso sostenuto in gran parte dalla sinistra nuovamente, capito? Per cui mi viene da pensare che veramente ci sia una specie di quinta colonna teutonica in Italia, come una specie, un pezzo di corpo sociale che è affascinato dalla Germania e dall'alleanza con la Germania. Ma comunque, guerra lampo della Germania nel 2003-2004, il PD che taceva, Berlusconi che pensava a fare le cose che sappiamo. Ecco, adesso ci ritroviamo con, capito? E che famo? La Spagna è stata sbriciolata, Portogallo e Grecia. Spezzeremo le reni alla Grecia, già che l'abbiamo spezzata. Gliela spezzata già la Germania. Esatto, e quindi adesso ci stiamo noi e dall'altra parte gli alleati sono ancora lontani. Così è. Vabbè, lì tu non hai sentito niente, mi raccomando, tu continui a vivere tranquillo, mi raccomando, ciao bello. Va bene. Un saluto a tutti e perdonateci, insomma. Sì, no, Pittini, dai, continuate a vivere nell'illusione che sono diversi Bersani, Vendola, Renzi, eccetera. Andate, partecipate alle primarie. Ciao.